Oggi vi propongo una serie di esercizi per un avviamento aerobico. Molto semplici, vi basta solo l'utilizzo della palla. Il primo ci mettiamo con i piedi paralleli e facciamo girare la palla intorno al corpo. Prima in un senso e poi nell'altro. Il secondo esercizio lo facciamo in equilibrio su una gamba, sollevando quell'altra e facendo girare la palla intorno alla gamba, prima in un senso e poi nell'altro. Ovviamente anche con l'altra gamba, sempre in entrambi i sensi. L'ultimo esercizio facciamo un 8 passando intorno alle gambe, quindi sollevando prima una e poi l'altra. Ricordatevi di sollevare sempre bene la gamba fino a oltre 90 gradi. In questo primo esercizio andremo a mettere insieme palleggio e coordinazione. Quindi ci serve una bottiglia, dovremo mettere un piede vicino alla bottiglia, metterci in una posizione frontale e mentre palleggiamo, il palleggio deve avere una altezza di 50 cm, dobbiamo effettuare delle rotazioni con quest'altra gamba. Andiamo quindi a provare l'esercizio. Come abbiamo detto, una gamba avanti, l'altra dietro, con cui effettueremo delle rotazioni e nel frattempo facciamo dei palleggi di 50 cm sopra la testa. Quindi, mettiamoci bene. Volte, 10 ripetizioni per gamba in senso orario e poi in senso antiorario, poi l'altra gamba 10 in senso orario e 10 in senso antiorario e lo facciamo per 3 serie. Questo esercizio è per il muro e ci servirà soltanto una sedia. Ci sediamo mantenendo questa distanza dalla parete. E mi raccomando, le ginocchia devono rimanere in asse con i piedi. Da qui saliamo simulando il gesto del muro. È fondamentale che quando siamo salite contraiamo molto bene i glutei e gli addominali per avere più forza. L'esercizio successivo è identico, solo che sposteremo le braccia una volta a destra e una volta a sinistra. È molto importante avere sempre la stessa distanza tra le braccia e non sovrapporre mai le mani. Eccoci qua! Il primo esercizio consiste nel classico bagger alla parete, frontale, 20 ripetizioni con la gamba destra avanti, 20 ripetizioni con la gamba sinistra avanti. Dove andremo ad effettuare dei palleggi alternandoli all'appoggio del ginocchio per terra. Quindi andremo ad effettuare 3 palleggi, poi appoggeremo un ginocchio per terra, effettueremo 3 palleggi, poi ci alziamo in piedi altri 3 palleggi per poi riappoggiare l'altro ginocchio a terra e farne altri 3. E continuando così. Quindi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi raccomando, la palla deve entrare bene nelle mani, dobbiamo controllarla e spingerla con i polsi e con le dita. Questo, tutto l'esercizio va effettuato per un minuto per 5 volte. L'esercizio che andiamo a fare lo possiamo fare con l'utilizzo di una palla ed è il Russian Twist, che ci porta ad avere le gambe leggermente sollevate da terra e a spostare il busto a destra o a sinistra senza mai far toccare la palla a terra. Questo esercizio andiamo invece a ripeterlo 8 volte per parte, sempre per 3 serie. Adesso ragazze andiamo a fare dei saltelli passandoci la palla da una mano all'altra. Facciamo anche il salto frontale, quindi a sforbiciata fondamentalmente, passandoci sempre la palla da una parte all'altra. Oggi vi faccio vedere qualche
posizione in piedi, anche con una palla non da pallavolo, come questa. Allora, per esempio, ci concentriamo sulle singole braccia, quindi o la destra o la sinistra, e pieghiamo il ginocchio opposto, quindi se io inizio dalla destra, ginocchio sinistro su, facciamo del lavoro per la spalla, quindi sia con il braccio singolo che con entrambe le braccia poi successivamente. Facciamo prima una serie da 30 ripetizioni con il braccio singolo. L'altro braccio, quindi possiamo coprire di più con la spalla.